sugar was fine. I feel nice. Sugar was fine. Ho 23 anni e vivo a Maglie e ho una bella vita con Gianluca che mi ha fatto conoscere. Bella vita a prescindere, bella vita a prescindere. Un sacco di... Ok, vai con un'altra intervista. Vai Adriana. Nome e cognome. Sono Adriana. Adriana, e vieni da? Milano. Da Milano. Milano. Leverano, Leverano. Ok, adesso vieni tu Serena. Sono Serena Viloni, vengo da Galadona. Ok, adesso Crystal, vieni qua Crystal. Crystal è la nostra cantante, eh? Presto la vedrete sui palchi che contano. Vai Crystal. Mi chiamo Crystal, ho 18 anni e vivo a Galadona. Ciao a tutti, io mi chiamo Federica Alevallo. Poi io con le giubbe verdi sono le giubbe verdi con tutti, sono le giubbe verdi per me sono come una famiglia, mi hanno sempre trattata bene e io di questo sono molto contenta. Ok, caffè pagato. Calimera, quindi allora di ciao. Ok, vai, vieni qui. Mi chiamo Eleonora Droghi e vengo da Scorrano. Però ha delle origini romane, però, de Roma, da Roma. Vai, adesso chi manca, vieni, più bello, vieni qua. Vieni qua, vai Francesco, presentati. Ciao, sono Francesco Cubello. Vieni, da dove vieni? Vengo da Copertino. Il paese di San Giuseppe, il santo dei voli. Vai, adesso vieni qua, Arianna. Adriana, devi fare un tuo show, come lo sai solo tu, lo sai di fare. Show. Come ti chiami? Arianna. Di nome? Sono Lorenzo, mi fa legge. Sono andato a Specchio sabato.
Carne, San Andrea, Calcagnina e sono fidanzati Serena. È vero, è vero. Allora, Michael. Ciao, sono di Leverano. Aia. E vi voglio bene. Bene, fuga, state bene. Ok. Battista, ho visto stesso. Sono Battista, abito Copertino. E vi saluto tutti. Siamo molto belli. E siamo molto belli. Devi essere con te, Luca. Vado che c'è la mia spalla. Ma non mangia, dai, vai. Ma tutti i figli di me posso fare io, per come figlio credo io. Il cognome? Fasano Maria Chiara. E quanti anni hai? 22. Bravo. Ok. Ti allora, le spalle due. Che annaggia, qua missimo. Non gli inquadrare la scollatura, però. Aspetta, se ti fai là. Quasi. Come cognome, come ti chiami? Ciao, te non ti chiamo Maria Lunga. Ho 25 anni e vengo da Nardò. Lei è e fa tutto, balla, recita, canta, fa la hostess, però fa tante cose bellissime. Poi chi manca? Chi manca? Lei si chiama? Anna? Anna Chiara. E vieni da? Sogliano? Carur. Sogliano Carur. Ed è una stilista, sarà una futura stilista, vero? Sì. Ok, adesso Simoncello, qua è duro, qua è durissimo. Posso parlare io, Simoncello, per te? Alza il mento, fai vedere la tua bellezza, un sorriso per la stampa, un sorriso! Oh. Lui è Simone Angelelli, è un ragazzo molto timido, però quando non c'è nessuno parla. Marian non parla, però saluta tutti, di Nardò. Fagli fare dire dove è. Chi è rimasta? Fagli fare dire dove è. Abbiamo Wela. No. Chi manca, ragazzi? Chi manca? L'abbiamo fatti tutti? L'abbiamo fatti tutti, no? Per il momento il premio Isabella ha alzata la cosiddetta asticella, quindi abbiamo preso il Teatro Praesiello, una struttura meravigliosa, un teatro del 1870, ricco di storia. E qui abbiamo il cuore delle Giubbe Verdi, sono i nostri ragazzi che faranno tante cose belle, canteranno, e qui abbiamo anche un mago speciale, Christian. Io mi chiamo Christian, faccio il mago, faccio le magie. Ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Ragazzi, passate di Napoli. 65 metri. E voglio anche dire una cosa, guardate questo viso, fai vedere il fisico, Questo diventerà un paraolimpionico. Io non sbaglio mai, vero qui? Sì. Beggio. Chi manca, ragazzi? Salutate Telerama. Ciao! Ci avete lasciato davvero senza fiato, senza parole. Una grandissima emozione, grazie, davvero grazie per essere stati con noi. Grazie alla scuola che ti ha dato la possibilità di venire qua, di te, e a Dio tanta vita.
noi siamo lo allievi e noi facciamo danza olimpica da un anno e la nostra maestra ti crede tantissimo. Io tengo una compagna personale che ormai parliamo da un anno, possiamo dire. Da un anno, con tante difficoltà che abbiamo avuto, no? Devo dire già, grazie a Da Luca che mi ha voluto fortemente voluto su questo palco. Grazie a tutti. Grazie a voi, davvero grazie a voi per questa emozione immensa, immensa, grazie. Grazie. Bene, ecco qua. Oh, meraviglia, grazie. Allora, c'è poesia ovunque, basta saperla cogliere. Allora, prima di conoscere la nostra... Ecco, scusami. Giusto. Allora, Danilo e Federica, dico bene, sì. Danilo e Federica, rimanete un attimo qui con noi per accogliere il prossimo ospite. Infatti io stavo per dire, appunto, prima di conoscere la terza eccellenza, un momento a cui teniamo tanto, perché questi sono quei riconoscimenti che scaturiscono dal cuore e sono colmi di gratitudine. Dobbiamo consegnare una targa. E con noi, ed è un onore averlo con noi, Paolo Pagliaro. Buonasera, benvenuto tra noi, benvenuto. Allora, non poteva, cioè era ovvio che da dietro le quinte ci chiedesse di far restare con noi Danilo e Federica. Dunque, parlare, sono emozionato moltissimo. Sì. Tutti quanti, davvero, è stata una fatica venire fuori da lì. Penso come tutti voi. Balletto bellissimo e vabbè, ripercorro sempre tante storie che abbiamo incrociato nel corso degli anni, tra queste c'è anche quella di Danilo. Danilo guidava la macchina, è vero. Per cuore amico abbiamo pensato a lui di donargli un'automobile attrezzata, ma diversa dalle altre, perché noi volevamo consegnare una macchina come tutte le altre, con la possibilità di salire con la sedia a rotelle, e lui ha detto no. Io voglio una macchina perché voglio guidarla io. Allora abbiamo fatto in modo che questa macchina avesse degli accorgimenti particolari e Danilo ha avuto la sua automobile attrezzata. Perché una delle cose più importanti che abbiamo provato in questi 24 anni a dire a tutto il Salento è che questi ragazzi, come li chiama Gianluca, speciali, sono normali. Ed è la normalità. Bellezza di questa associazione e Gianluca e Chieca e tutti i ragazzi da Giubbe Verdi portano avanti è proprio quella di rendere la vita di questi nostri amici normale, perché per poter superare ogni barriera, principalmente culturale, bisogna considerarli normali. E quindi l'integrazione di cui tanto si parla nella realtà di ogni giorno, Gianluca e Chiecca e tutti i ragazzi delle Giubbe, la rendono visibile a tutti ed è una cosa per chi come noi da sempre ritengono che la comunicazione, l'informazione possa essere determinante per superare ogni tipo di barriera. È veramente un momento di straordinaria concretezza. E quindi io sono grato a Gianluca, un uomo eccezionale, insieme a Chiecca, insieme a Lena, insieme alla famiglia, insieme a tutti, per quello che fanno, non solo per questi ragazzi, ma per tutti noi. Ci danno una lezione di vita bellissima. Bellissimo. Non posso che sottoscrivere, perché queste emozioni le procura Gianluca, ma si riversano su tutti quanti noi. E quindi, ecco, grazie al dottor Paolo Pagliaro,
con immensa gratitudine per la sensibilità dimostrata sul campo, spesa in tutto il nostro territorio, ma soprattutto nei confronti della disabilità. Ecco, arriva la targa, che ce la porta? Giulia. Giulia, ecco la targa per il dottor Paolo Bagliaro. Grazie. Grazie. Io, però adesso, dimmi Gianluca, dimmi. Vorrei leggere la dedica. Sì, giustamente. Io non ho gli occhiali. Dammi. Allora, a Telerama la nostra gratitudine per aver sempre trasmesso in prima visione nella realtà inclusione, generosità e rispetto per un mondo senza ultimi. Grazie. Grazie a voi. Ecco la targa, ritorna al legittimo possessore. E posso chiedervi di rimanere qui sul palco e fare da corollario ad un altro momento particolare che dobbiamo gestire, mi aiutate un attimo? Perché ci sono delle persone che solo apparentemente stanno nelle retrovie, ma che nella realtà meriterebbero e meritano un piedistallo. Veronica, io ho fatto rimanere tutti quanti voi perché sapevo che lei da sola non sarebbe mai uscita, allora incoraggiamola con la nostra presenza. Eccola qua, Veronica, vieni. Veronica Tornese, eccola qua, veramente.